Ben ritrovati amici di Weekend Dance. Mi trovo in una location fantastica che è Villa Domi a Napoli perché stiamo realizzando lo shooting per il calendario Ragazze Weekend Dance 2024. 12 bellissime ragazze, un team di parrucchieri straordinariamente professionali, make up, noi di Weekend Dance, le fotografie di Enzo Galone, tutta la squadra al gran completo per realizzare lo shooting del calendario Ragazze Weekend Dance 2024. Si comincia. Anni ritorna il calendario Ragazza Weekend Dance. La location che abbiamo scelto e ringraziamo naturalmente è Villa Domi. Grazie a Domenico, grazie a signora Maria. Nancy Danna, location che si presta a uno shooting fotografico come il nostro. Sì, si presta anche perché qua giustamente puoi interpretare tutti i 12 mesi, tutto l'anno. Tutto il 2024 con le ragazze protagoniste che hanno partecipato al concorso Ragazza Weekend Dance. Sì, tutte le ragazze che hanno partecipato alla finale. Sarà un calendario 2024 favoloso. Finalmente, siamo fermi dal 2019, poi il Covid, poi altre situazioni che non ci hanno permesso di poterlo realizzare e finalmente realizziamo quello del 2024. Le ragazze interpretano i mesi. 12 ragazze per 12 mesi che vi accompagneranno per tutto il 2024. Certo, mi raccomando. Ah, non abbiamo detto che poi devono... Ci siamo dimenticati. Ah, alla presentazione. Ma non spoileriamo, perché adesso stiamo facendo lo shooting, poi ci sarà la realizzazione grafica, poi il calendario è pronto, lo presenteremo, ma non diremo quando. Non si dice quando. Entro l'anno. Entro l'anno, dicembre. Sì, perché dobbiamo fare in modo di darlo questo calendario, caspita, che le persone lo tengono in casa. You're divine. Dream is scheming, need you by my side. Every waking moment of my life, you got what I need. I'm thinking that there's no cool in this heat. Can't explain it all, good love, it just feels right. Oh baby, maybe you know what I mean. Yeah, yeah. Vi presento le protagoniste. Ogni ragazza rappresenta un mese. Nome e cognome. Sono Giorgia Coppola e rappresento novembre. Quanto e come ti rappresenta questo mese? Mi rappresenta perché... non so, ma in realtà io sono più per l'estate, ad essere sincera. Però novembre. Però novembre ce lo teniamo. Ce lo teniamo. Che dobbiamo fare. Il tuo nome? Maria Teresa Landolfo e rappresento il mese di aprile, anche se come Giorgia preferisco la piena estate. Però diciamo che aprile è dolce dormire, quindi. Sì, infatti su questo ci troviamo. Vediamo la speranza verde che si chiama. Ilaria Luzzi e rappresento il mese di agosto, quindi mi è andata bene, sono piena estate e sono felicissima. Perché sei felice, sei felice però? Assolutamente, mi rappresenta appieno. Appieno, allora passeggiamo per Villa Domi, naturalmente shooting e poi ci sarà la presentazione ufficiale del calendario 2024 Ragazza Weekend Dance. I was getting kinda used to being someone else.
the head just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. E vi presento le altre ragazze naturalmente per lo shooting della realizzazione del calendario Ragazza Weekend Dance 2024. Una ragazza, un mese, 12 ragazze, 12 mesi. Il tuo nome? Anna Luisa Esernia. Mese di? Ottobre. Come e quanto ti rappresenta questo mese? Mi rappresenta perché, guarda caso, è il mio mese di nascita, quindi a 360 gradi. E è un mese un po' particolare perché è a cavallo tra l'inverno e l'autunno, un po' come sono io, quindi sono un po' particolare. Un po' meteopatica, esatto, diciamo. Esatto, quindi mi rappresenta. Ti rispecchi alla grande. Sì, assolutamente. Nome e cognome? Miriam Fusaro. Mese? Giugno. Giugno, ti rappresenta questo mese? Molto, perché è l'inizio dell'estate, io mi sento molto appartenente all'estate perché sono un'anima molto vivace, solare e allegra, quindi appunto mi rappresenta. Ti vedremo immortalata nel mese di giugno. Sì. Nome e cognome? Michela Fiorillo. E il mese qual è? Settembre. Il mese della... si riprende tutto, si riprende la routine, quindi mi ci rivedo. Mi piace molto. Immortalata nel mese di settembre, va bene. Sì, mi piace molto. Una grande squadra di parrucchieri da Champions League, ve li presento. Luca Lambiase. Gaetano Giovanzante. Raffaele De Virà. Allora, Gaetano, il mood della preparazione per queste bellissime ragazze che saranno immortalate per tutto l'anno 2024. A parte che le modelle erano bellissime, abbiamo impreziosito con un mood diverso di ogni mese, da gennaio fino a dicembre, dando il tema dell'acconciatura di ogni mese del calendario, l'immagine diversa che si può portare in questo periodo dell'anno. Perfetto, quindi chiaramente il calendario può essere anche un'idea, per chi chiaramente dopo lo riceverà, per poter fare anche quel tipo di pettinatura. E infatti ogni mese si può fare una proposta di quel tipo di acconciatura del mese che viene. Quindi in effetti la ragazza può cambiare look ogni mese? Sempre, sempre. È un calendario che secondo me ha una tendenza di moda molto bella. Da un'impronta che comunque alla fine puoi giostrare anche in una cliente al negozio, la puoi fare come il calendario, perché è una cosa molto attuale. Voi fate questo da tanti anni, quindi siete dei professionisti. A volte si riesce anche a capire dal viso, dalla forma della ragazza che ha, e capire anche i capelli come devono essere, come bisogna farli. In effetti noi cerchiamo sempre di portare una forma ovale, che è quella lì perfetta, e di avvicinarci sempre ai parametri giusti per avere un risultato migliore, ottimale, comunque utilizzando queste pieghe frisati, mossi, ondulati, lisci. Basta che rispettiamo sempre i parametri, dopo viene tutto da solo. È importante rispettare i parametri. Dove siete ubicati con i vostri negozi? Via Colonnello Dalle 4B Napoli. Via Fratelli Pagano numero 3 Caserta. Piazza Vittorio Emanuele Aversa 55. Le nostre protagoniste, ben 12 le ragazze per il calendario 2024 Ragazza Weekend Dance. Nome e cognome? Picardi Sara. Il mese che tu rappresenti sul calendario? Luglio. Ti appartiene molto questo mese, ti piace? Molto, perché sono nata il 25 luglio e poi amo l'estate follemente, tutti i colori. Tutto quello che è estate. La sabbia, sì, tutto, il mare, adoro. L'outfit va bene. Perfetto, per rappresentare luglio. Perfetto, luglio. Nome, cognome? Alessia Sarno. Oh, tu invece quale mese rappresenti? Vabbè, come si può notare, rappresento dicembre. E si vede, sei l'unica impellicciata. Almeno sto calda. Quanto ti rappresenta questo mese?
Mi rappresenta perché il Natale mi piace un sacco, passare appunto più tempo con la mia famiglia, fare l'albero, quindi mi piace un sacco il periodo natalizio. Viva il Natale! Viva il Natale, a breve. Abbiamo il nostro tenente, buonasera. Piacere, sono Noemi Fasillo e rappresento il mese di marzo. Mese pazzo, si vede anche dallo chignon, ma anche bellissimo perché rappresenta la rinascita, la primavera, il ritorno del verde. La squadra di parrucchieri è ben nutrita questa mattina per preparare le 12 ragazze che rappresenteranno il calendario Ragazza Weekend Dance 2024 qui naturalmente da Villa Domi. Lo scenario, il tuo nome? Ranucci Pietro. Dove è ubicato il tuo negozio? A Sparanese, provincia di Caserta, Beauty Home. Com'è stata questa mattina? L'emozione che hai avuto nel preparare i capelli, il mood a queste fanciulle che poi chiaramente rappresenteranno il calendario 2024. È stata una bella emozione a preparare tutte queste modelle, a parte che le modelle erano tutte bellissime e abbiamo creato tutti questi stili, tutte queste onde, abbiamo impreziosito un pochettino i capelli con degli oggetti, ci siamo divertiti, è stato un bellissimo calendario e sicuramente sarà una cosa molto alla moda anche per 2024. E adesso parliamo con Salvatore Fischetti. Salvatore, dove è ubicato il tuo negozio? A Napoli Centro, in via Giuseppe Bonomo. Allora, il mood, questi capelli, la moda, come deve essere per le ragazze? Capelli semplici e morbidi, con ricci e trecce. Quindi diciamo, queste sono le peculiarità per un capello alla moda, per il mood. Moda per quest'anno e per 2024. Perfetto, adesso parliamo con Paolo Fasulo, sono di Bellone, lì ho la mia sede, Academy Fasulo, questo è il nome del mio salone e mi trovo a Bellone in provincia di Caserta. È stata entusiasmante, molto entusiasmante, in quanto lo studio che abbiamo realizzato prima con tutti gli esperti, con le make-up artist, è uscito fuori un qualcosa di veramente magico. E rappresentando tutti i 12 mesi abbiamo ritrovato degli stili che sono bellissimi e la cosa bella che è vero che ogni ragazza rappresentava uno stile per ogni mese, ma c'è tanto dei mood che verranno nel prossimo anno che si porteranno come stile e all'interno di ogni acconciatura che rappresenta il mese troviamo quello che è la vera tendenza, dalle onde alle way agli effetti più increspati, i volumi, e questo è stato veramente molto bello realizzarlo. Due ragazze che mancano naturalmente per lo shooting e la realizzazione del calendario Ragazza Weekend Dance 2024. Nome e cognome? Lorena Uccello. Allora, tu che cosa rappresenti? Quale mese? Ovviamente il mese degli innamorati, quindi il mese dell'amore. Febbraio e San Valentino. Ti rappresento questo mese? Sì, dai, sì. Sono una persona molto passionale, quindi sì. Meno male, febbraio. Lei è Aurora Fretta ed è la vincitrice di Ragazza Weekend Dance 11ª edizione. Età? 15 anni. Ecco, quale mese rappresenti? Gennaio e maggio. Quindi gennaio e maggio, ti rappresenti in tutti e due mesi o in nessuno dei due? Nessuno dei due, assolutamente. Ecco, quindi bisogna ringraziare Nancy Danna che ha detto che questi sono gli scatti di gennaio e maggio. Invece quali sono i mesi che ti rappresentano di più? Agosto e luglio, più festivi, gioiosi. Ma diciamo che anche gennaio e maggio va bene, Aurora. Sì, dai. Ci va bene lo stesso. Va bene lo stesso.
Enzo Calone, il nostro fotografo ufficiale. Ciao Dino, siamo arrivati in finale, le 12 bellezze ci stanno. Tu sai che quando un pittore deve colorare, sì, ci sta il rosso, la tavoletta, il pennello, sì, la cornice. A te sta la macchina fotografica. E io sono un pittore sto calendario. Tu sei il pittore del calendario. Enzo Calone con il suo obiettivo qui a Villa d'Oro. Alla grande 12 bellezze, ragazza Weekend Dance, finalmente abbiamo immortalate queste 12 bellezze napoletane da gennaio a dicembre 2024. Ragazza Weekend Dance 2024.